Una tre giorni che si speri sia solo l'inizio delle celebrazioni per una donna straordinaria, e non solo perché è stata la prima regista italiana. Elvira Notari il prossimo anno ricorrerà il 150° della sua nascita a Salerno. Ha una storia degna di essere raccontata. Noi partiamo dalla consapevolezza che Elvira era legata alla realtà salernitana e poi napoletana, era una donna del sud, ma questo è solo un punto di partenza. Il punto di approdo è la riscoperta complessiva di una regista che è stata non solo la prima in Italia, ma per lungo tempo l'unica, ed è stata anche produttrice, talent scout, ideatrice di un corso di recitazione per attori, distributrice di film, quindi una cineasta completa, la seconda in ordine cronologico nel mondo, dopo la francese Alice Guy. È una figura che all'estero stanno riscoprendo, e in Italia per fortuna da alcuni anni stiamo recuperando anche noi, in questo il ruolo di Ricio Esposito della Cactus Film è fondamentale. Non resta molto dei suoi lavori, ma quanto basta per comprendere che il suo apporto alla settima arte non è stato banale. A riscoprire 10 anni fa, quasi casualmente, questa eccezionale figura della cinematografia italiana fu Licio e Esposito. Da allora il creativo maestro salernitano ha iniziato a lavorare per dare il meritato decoro alla figura di Elvira Notari, fino ad arrivare alle tre giorni del 22, 23 e 24 marzo. Il primo appuntamento negli spazi di Arte 3, con un'installazione video, interviste e preziosi filmati d'epoca. Altro spazio è stato quello del Bar Verdi 1910, che ha ospitato l'installazione video con filmati e frammenti sul cinema partenopeo proprio di quegli anni. Centrale le iniziative che si sono tenute al piccolo teatro Porta Catena, dove si è svolta la prima edizione del premio Elvira Notari, concepito per compositori di colonne sonore, studiosi di cinema ed operatori culturali, che hanno sempre prestato attenzione al cinema muto e in particolare alla figura della regista, e dove c'è stata la sonorizzazione di 2 film. A presentare le serate l'attrice Nadia D'Amico. Accompagnare quelle immagini, chi con la musica elettronica, chi con le percussioni come il maestro Ferentino, e io penso che spazierò tra il jazz, la musica tradizionale napoletana, un po' composizioni mie, un po' diciamo colorerò musicalmente le emozioni dei personaggi. Questo mi piace dire, perché questa è la modalità che ho scelto per musicare questo film che mi è stato assegnato. Noi nel guardare, riguardare, perché questa è la seconda interpretazione che facciamo di questa pellicola, ci siamo soffermati su 2 aspetti in qualche modo contrastanti. Da un lato la musicalità data dal movimento degli interpreti, particolarmente ritmata in questa pellicola, e allo stesso tempo, essendo la pellicola assegnata a noi ricca di imperfezioni, di discontinuità, una pellicola rovinata, abbiamo interpretato da una parte il ritmo delle vicende, diciamo, della pellicola in sé, e da una parte interpretato i graffi della pellicola, quindi una sorta di pellicola nella pellicola, 2 trame che a loro volta, diciamo, interagiscono.